Nuova tappa del processo per il crollo al liceo Darwin di Rivoli, in cui morì Vito Scafidi. Questa mattina udienza dedicata agli imputati. Si è parlato dei controlli sporadici, lacunosi, complicati anche dall'assenza di risorse. Porte che si rompono, bagni che non funzionano, finestre che non si aprono. Certamente non a interventi di tipo strutturale. Si limitava a questo l'attività di manutenzione ordinaria delle scuole, garantire il funzionamento delle strutture, un bagno intasato, un vetro rotto, una maniglia difettosa, non certo il controllo approfondito dei controsoffitti. Lo ha ammesso questa mattina Enrico Marzilli, dirigente della provincia di Torino. È l'unico dei 7 imputati del processo sul crollo al liceo Darwin che ha risposto alle domande di accusa e difesa. Gli altri 6 imputati, tra funzionari e professori del liceo responsabili della sicurezza, hanno prodotto memorie difensive o fatto dichiarazioni spontanee. Sulla manutenzione ordinaria emerge un quadro ambiguo. Non esistevano protocolli scritti per gestire sopralluoghi. In molti casi la documentazione era scarsa e inesistente. Tutto era lasciato a valutazioni fatte sul posto, quasi sempre ad occhio nudo. Gli interventi più consistenti scattavano solo di fronte a precise richieste e segnalazioni che nel caso del liceo Darwin non erano arrivate. Nessun controllo approfondito, anche per una questione di risorse. Noi dobbiamo gestire la manutenzione delle scuole avendo a disposizione 10.000 euro all'anno per l'edificio scolastico, quindi quando parlo di garantire il funzionamento della scuola mi sembra che sia già un buon risultato con 10.000 euro all'anno per istituto. Il processo si gioca tutto sulla qualità dei controlli, al di là del rimpallo di responsabilità andato in scena anche stamani, la vera costante di questo processo.